Questa gente ha lavorato con noi per 6 o 7 anni, non è che da oggi e domani si lasciano a casa. Circa 120 lavoratori interinali che collaborano con Sei Toscana rimasti senza contratto, 40 dei quali in città e circa una ventina nel Cortonese, sono le prime ripercussioni di quanto prospettato dal decreto dignità approvato dalla Camera e adesso in attesa del voto al Senato. E un'azienda può utilizzare, grazie a questo decreto, un lavoratore interinale per un massimo di 24 mesi. Già nella riconferma dopo 12 mesi, cioè per i successivi 12, ci vuole la causale. E comunque non più di 4 rinnovi contrattuali. Dopodiché, perché dico è scritto male? Perché il decreto dice che l'azienda può stabilizzare avendo degli sgravi fiscali, ma non è obbligata, e quindi se un'azienda non ha bisogno passa a prendere altro personale interinale e manda a casa quello precedente. Ora, il decreto era scritto bene se invece diceva che alla fine dei 2 anni un'azienda, se non stabilizza, non può in alcun modo, in nessuna forma e nessun tipo di contratto assumere personale. Allora sì che obbligava, era scritto bene, ma così crea veramente carne da macello. La società gestore unico dei rifiuti per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo ha approvato un bilancio con perdite pari a 4 milioni. La sorte dei lavoratori interinali di Sei Toscana sarà decisa domani nel corso di un incontro tra sindacati e vertici della società. Per il momento, cautelativamente, l'azienda ha deciso di far lavorare solamente 45 dipendenti che sono nella gradatoria, nell'accordo sindacale, nella gradatoria di stabilizzazione, saranno i primi che vengono assunti entro fine anno, più alcune persone, ma sono poche, di quelli che hanno meno di 4 rinnovi contrattuali negli ultimi due anni. Secondo noi quei 45 dipendenti che vengono stabilizzati non fanno, quindi ci vogliono degli altri, e che si trovi una soluzione per questi lavoratori interinali che si facciano lavorare.